Grimsley on Harry Potter. Il secondo film di Harry Potter ricomincia con Harry pensieroso, che ha i dubbi sul fatto che possa essere l'erede Targaryen del trono di spazio. Serpeverde! L'erede Serpeverde! Mumble mumble mumble. Lo vuoi un carro morto? Che ci fai qui, Hagrid? Me crepano i galli, sta cosa è strana, eh? E silente dopo tutti sti indizi, veramente non sospetta un cazzo? Regassini pietrificati, galli morti e silente che fa? I muri ricominciano a parlare. Voglio uccidere! I muri assassini! Harry, per la regola di cliché quando succedono le cose strane vagli incontro de faccia, segue la voce, ma puff, non la sente più. E allora è vero, me devo far controllare il cervello da Madama Gibbs? Va, adesso vedo pure i fantasmi pietrificati. Nat quasi senza testa! Cioè, Nick quasi... Vabbè, capito, pietrificato pure lui. Come cazzo fai a pietrificare un fantasma? Che sfiga, fratello, già sei morto, sei rimorto. Ma come lo curi? Come gliele dai le pozioni? Vabbè, era già morto. Poteva succedere un ragazzino! Chi è? Justin. Harry, vattene, se te trovano qui veramente te se inculano. T'ho beccato! Adesso ti farò espellere! No, non è come pensa, cliché incredibile. Gazza, comunque complimenti per il coraggio. Ridi in faccia a quello che pensi riesca a pietrificare i fantasmi e vuole uccidere la gente come te. Mica te caghi sotto. Lo vivo al culo. Ma, vabbè. E i ragni se danno. Arriva la McGranite. Professore, giuro, c'entro cazzo. Via dal preside. L'ascensore del preside si attiva con una parola d'ordine segretissima, importantissima. Sorbetto al limone. Che sta a fare con quelle manine? C'è bisogno, basta dire la password. Harry Potter entra nello studio del preside, pieno così dei dipinti di vecchi presidi. Che un giorno qualcuno ci dovrà spiegare perché sti quadri annullano la morte. Questi parlano, hanno una coscienza. Ma, e guarda chi c'è? Il cappello parlante. Ehi, Harry Potter, come andiamo? Mica tanto bene. Mi domandavo se mi avesse messo nella casa giusta. Sì, sì, Serpeverde è la casa per te. Ma io poi sono andato a Grifondoro, eh? Ah. E quindi, buonanotte. Non può capire che ho visto dentro qua la testa. Te lo potrei dire, ma bisogna aspettare il settimo libro. Vaffanculo! Harry si gira e sbam! Ecco Fanny, la fenice di Silente, che non sta messa troppo bene. Che sta una chiavica. Ecco, ci manca solo che il pollo preferito di Silente crepi mentre io sto... How could this happen to me? Manco fa in tempo a pensarlo o a pensarlo. Dracarys! Harry Po, ma che sfiga c'hai? Che so fa? Che hai fatto al pollo mio? Non è come pensa! Sempre non è come pensa, eh? Arrivi con la macchina volante, non è come pensa. La gatta si pietrifica e chi ci stava a te? Non è come pensa. Il serpente contro Justin? No, non è come pensa. I fantasmi morti un'altra volta? Posso spiegare? E mo' il pollo mio, eh? Lo so, sentirla così è brutta, ma c'entro niente! Lo so, te sto più a per culo! Vedi, mica è morta, è rinata! Silente, signore! Harry non ha fatto niente! Lo so, era con me! Vabbè, gli fornisco io l'alibi, ho capito? Vabbè, ciao. Allora lei mi crede. Guarda, bene o male ho capito che sta succedendo. Ah, beh, allora non sei rincoglionito. Ma tu hai qualcosa da dirmi? Dammi una mano, Harry. Non è che hai notato qualcosa di strano? Hai visto qualcosa? Hai sentito delle voci? No, no, niente. No, no. Harry, guarda che io sono leggermente. Arrivederci. Mossa del cazzo, Harry. Ma digliele le cose, no? Arriva il Natale. Quelli con la famiglia tornano a casa per le vacanze. Quindi Harry, no. Oddio, l'erede di Serpeverde. No, per favore, non mi ammazzare. Aspetta 4-5 libri che ci penso da solo. Zitto. Dai, Harry, stanno a casseggiare. Ma gli altri no. Forse
Forse hanno ragione. Forse io ho fatto quelle cose senza rendermene conto. Se vabbè, la strategia Kira, mandi cassate. Anche Malfoy rimane per le feste. Sospettino, eh? Fra qualche giorno sarà pronta e sapremo la verità. Sarà pronta cosa? Metti un soggetto! La pozione polisucco! E scopriremo chi è l'erede Serpeverde! Quando sarà pronta? Tra poco. Quanto poco? Aspetta un attimo, adesso! Ci serve il DNA di Tiger e Goyle. E dovremo anche assicurarci che siano fuori dalla circolazione. Eccala, li vuole ammazzare! No! Piate sti pasticcetti col sonnifero, li trascinate nell'armadio delle scope e gli strappate i capelli! Ma questo è un rapimento, porca troia! E tu a chi li strappi? Pff, io già li ho, gne gne. Li ho presi dalla divisa di Millicent e Millicent, li ho presi dalla divisa di Millicent. Gne 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 gne. Vediamo se ridi ancora fra 20 minuti, gne gne gne. Eh? Andiamo a rapire Serpeverde, dai. Ron, basta citazione a Will per cortesia che mi sono rotto le palle da mangiare escargot. Ok, Virgardium Leviosa. È leviosa! Arrivano Tiger e Goyle, che ovviamente non si chiedono che cazzo ci fanno dei dolci volanti in giro. Sto film è tutto sui dolci che volano. Li piano, spot del diabete. Ciao! La pozione polisucco ha la consistenza del futuro dell'Italia. Però oh, ci siamo spinti fino a qui. Abbiamo rapito, rubato, infranto regole. Abbiamo 12 anni e siamo borderline a bestia, sì! Famo come cazzo ci pare, sì! Piamo se Hogwarts, ma piamo se tutta l'Inghilterra, sì! Cacciateli sti tre! Madò che schifo! Fichettine, buttate giù! Dottor Potte e Mr. Voldy, madò! E i chirurghi plastici muti! Ron, Harry, ammazza quanto sei grosso! Però sotto no! Ma Hermione? Andate, andate voi, io sto bene qua, sì, tutto a posto, andate, che servo io, andate, andate! Ma dai, siamo arrivati fino a qui! Sedemo via Hogwarts! Andate via! Ok, Harry, Tiger e Ron Goyle, oppure il contrario, non lo so, si incamminano verso la sala Serpeverde, ma vengono intercettati da Percy! Fratellino, ciao! Povero! Scusa! Io sono un prefetto, posso togliervi i punti! Chi siete voi? Tiger! No, Goyle! Lui è Tiger! No, io sono Tiger! Lui è Goyle! Senti, Percy, sono io, Ron! Tiger, Goyle! Che fate? Parlate col senza reddito? Io sono un prefetto! E voi state in giro di notte! Allora, togliemi i punti, dai! Dai! Ciao, povero! Ma levagli i punti, Percy! Stanno in giro di notte! Il film prima erano 50 punti ciascuno in meno! E mo' niente! Oh! Ma che davvero! Entriamo nella sala comune di Serpeverde, che in teoria doveva essere tutta di pietra. E no, coi divani in pelle babbana, però vabbè. Dove l'unico che parla, ovviamente, è Malfoy, che prende per culo i Wesley. Poveri! C'hanno più fighe e galeoni! Mio padre ha praticamente condannato a morte Ginny! Buono Ron! E si lamenta anche di quanto silente sia la peggior disgrazia capitata a questa scuola, quel vecchio de merda! Facci tua! Buono Harry! Ma cosa state a fa? Mi state... contraddicendo? Sì! Non sono questi i termini della nostra amicizia! Ma perché? Harry Potter è peggio! Ah, sei molto simpa. Me l'avevi fatta, eh? Stavo quasi per chiamare mio padre che faceva licenziar tu, eh? È vero, Potte è peggio. Ron, apriamo la larga, dai. Scusa, dimmi, ma sei l'erede Serpeverde? Bravo, Harry. No. È tuo questo? No. Cazzo fai, Draco? Pure Captomane? Ma sei ricco! Però, 50 anni fa, la camera è stata aperta e c'è scappato il morto malcontento. Spero tocchi alla Granger quest'anno. No, è mo' d'ammazzo! Buono, buono! Ma che cazzo c'è di oggi? Le coliche, i dolci, le coliche! Guarda, quelli ci somigliano. Harry e Ron tornano nel bagno delle ragazze. Hermione esce, abbiamo scoperto le cose! Sì, sì, vabbè, ma sono contenta, guarda, molto contenta, ci vediamo domani, dai, ciao, ciao, ciao. Ma dai, Hermione, esci fu... sta una chiavica! Apro la porta e occhi di gatto! Cristo, Hermione, che hai fatto?
prese il pelo da magliettina. Fa sapudella ma sei cretina. Gne gne. Ho sbagliato. Come sta Hermione? C'ha una strana voglia dei gomitoli, ma sta bene. Ora sta scena, boh. Sti due camminano. Guarda sti tre, Sti tre se ne sbattono. Sti due invece trovano una pozza d'acqua. Ma perché siete sempre voi a scoprire le cose? Ma è deserta sta scuola. Capisco che quando Harry sente le voci, la segue, sgama le cose. Ma così no. Vabbè, vanno nel bagno delle ragazze del secondo piano e Mirtilla piange. Strano. Che è successo? Mi hanno tirato un libro in faccia. Vabbè, ma tanto a te te fa niente, no? Che te frega? A te farebbe piacere? Guarda, ti piace? Eh? Eh? Ti piace? Eh? No, non ho capito, scusa. Non entrarmi dentro, mi sento violato. Ma gli è stato? Boh. Minchia, Mirtilla, è come guardarsi allo specchio. Si va a trovare Hermione. Come stai? Miau 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 miau. Eh? Bene, sto bene. Diario di Torm Orvoloson Riddle. Orvoloson! È dai tempi dei Ujubdub Ossas che non sentivo una stronzata del genere. Che genitori bastardi! Orvoloson! Dai pure noi, creiamo i nomi. Aghirasiborro, Spiraghininoprot, Spatagarru, Franco. Lo conosco sto nome. Non dico Orvoloson, dico Tom. Non facevo che sbrattarci l'uma che sopra quando stavo in punizione. Tom Riddle. Cioè, Tommaso Indovinello? Sì. Che cazzo è questo? Vabbè, premiato per servigi resi alla scuola 50 anni fa. 50 anni fa! Raga, cazzo! La camera! 50 anni fa! Oh, raga, che cazzo! La camera è stata aperta 50 anni fa! Ah! Forse l'aggressore non vuole che questo diario sia trovato. Forse dentro c'è scritto come sconfiggere l'erede sempre... Non c'è scritto niente. Ah, Harry ritorna nella sala comune col quaderno e c'è un fantasma insieme a lui. Ma è Priscilla Cosetta Corvo Nero? Le dispiace? Ma che male te stava a fa, porella? Non stava a fa un suono! Ma poi un fantasma me ne saprà di cose più di te, degli eredi, sempre... Ma chiedi a lei, chiedi! Dicevo, il Death Note funzionerà? Una goccia di inchiostro cade sul quaderno e... Il Death Note funziona! Ciao, sono Harry Potter. Ciao Harry Potter, sono Tommaso Indovinello. Chi sei? Sai chi è l'erede? Sci! Dimmi, please! No! Ma ti posso far vedere! I can show you the world shining. Harry vede il passato grazie al quaderno di Tommaso Indovinello. Ciao, sei Kira? Cioè Tom Riddle? Tom Kira non se lo incula proprio a Harry, perché c'ha da vedere i cadaveri che passano. Ah! Ma chi è? Professor Silente. Ma è vero? La scuola verrà chiusa? Il preside Dippet non ha scelta. Che cazzo è il preside Dippet? Ma se trovo un capo espiatorio che si pia le colpe? Hai qualcosa da dirmi, Tom? Hai visto qualcosa? Ho sentito voci? Ho fatto sta domanda a Harry 10 minuti fa? No, niente. No, no. Guarda che io so leggimente. Vado, ciao. Harry segue Tom e sbam. Un giovane Hagrid. Hagrid, mi disp. Ma i mostri non sono animali da compagnia. È morta una. Arrenditi, sei circondato. Ma Aragog, bro, non ha ucciso nessuno. Lo so benissimo. Eh? Aracnofobia, portami via. Questo è il mostro. La tipa si è fatta ammassare da sto regnetto. Ma questa non è colpa del ragno. Questa è colpa di Darwin. Va, morì, doveva. Tarantola, fai boom, te. A Tom, ammazza che pippa che sei. Dulisci, a più grande mago di tutti i tempi. C'ha il cervello diviso, non la... Scopriamo il perché Hagrid fu espulso. Perché lui, apparentemente, ma che cazzo ci crede dai? 50 anni fa ha aperto la camera dei segreti. Io pure quando lessi il libro non ci credetti manco per un secondo. Cioè non è lui. E spoiler, vabbè, non è lui l'erede. Non me frega, Hagrid, l'erede serpeverde. Ma questa è un'offesa, cazzo. Mai serpeverde. Attenzione, è stato un disturbo, l'output è sospeso. Ci stanno tracciando, stacca, stacca, stacca. Ron, svegliati. Hagrid ha aperto la camera dei segreti. Ma vaffanculo, lo dicono anche Hermione.
Ma andate a cagare, andate. Esatto, Hermione, esatto. Però, regà, ok, va bene tutto. Ma quello allevava viragli giganti, oh. È morto qualcuno. Che avreste fatto voi? Non l'avreste mandato bevuto? Pure Tom c'ha ragione. Ma chiedemoglielo, no? Certo, te presenti Hagrid e fai: ciao, che per caso allevi cose grosse killer che fanno schifo? State parlando di me, eh? Oddio, stavano parlando di me, cattivi! Che hai lì, Hagrid? Repellente per le lumache carnivore. Ron l'ha vomitato tutte te. Per proteggere le mandragole. Quando cresceranno potremo curare la gente pietrificata. Ma voi? Fatevi i cazzi vostri, io ve conosco, sempre lì andagà. Ve state a fare i cazzi vostri? Sì, sì, e che ce lo chiedi? Arriva Neville! Harry, corri, via a vedere! Dai che hanno sgamato un cadavere appena volta non c'entra un cazzo, dai! No! Gli hanno devastato la camera. Io c'entro niente, guarda a me. Ce l'hanno con me. Forse no, perché se sono fregati qualcosa. Il diario di Tommaso Indovinello. A ritaglio col Quinfritz. Oh, monna, ma gareggia. La partita annullata. What you say? That you only meant well, well, cause you did. Ma mo ce lo dite, 10 secondi prima che stavo per entrare. E mo è successo. Ma cosa? Una cosa brutta. Harry Potter, via con me. Forse te dovresti mettere a sede, io te levioso fino a là, che ne pensi? No, Hermione! Stava vicino alla biblioteca, con questo. Vi dice niente? Secondo me è uno specchio. Ma qual è il problema? Cioè, non mi sembra così strano che una ragazza ci abbia uno specchio. Per me è strano. Ok. Niente? Seri, regà? Seri? Lo dico io. Ha qualcosa in mano! Ah, Madama Chips, che cazzo di esami gli hai fatto? Ha un foglio in mano! Ma dai, ragazzi, io voglio bene Harry Potter. Ho letto i libri più volte, sono belli anche i film. Soprattutto i director's cut, se pieno il tempo loro. Però cazzo, dai, ma come si fa? Ma come si fa a non vedere il foglio in mano? Attenzione, attenzione, non c'è niente da temere. Tranne che stanno decimando gli studenti. Tutto a posto. Se dovete uscire, accompagnati dagli insegnanti. Se no ve fanno secchi. Ma, tranquille. Se non troviamo il colpevole, chiuderemo tutta la baracca. Buonanotte! No, Ron, Tom Riddle Intensifritz. Pure io come lui ho solo Hogwarts come casa vera. Non voglio che chiuda, pure a costo di manna bevuto Hagrid. Ma non possiamo uscire dalla torre, hai sentito? Sembravo serio. Sì, ma ci ho creduto. Che cazzo ci frega a noi? Dagli de mantello dell'invisibilità. Dagli de criminalità. Grazie, papà. Si arriva da Hagrid, che è uno di quelli che crede che la difesa personale sia sempre legittima. Chi è? Siamo noi, oh! Che è sta paranoia, Hagrid? No, non stavo aspettando niente, niente. Ma dici cosa? Che palle! Prendete il tè, come state? Io molto bene! Vabbè, non chiedo, frega un cazzo, convenevoli sì, siamo detti. Chi ha aperto la camera dei cazzi dell'Artri? O so che usai, Hagrid? Allora, toc toc, nascondetevi! Open, una volta che qualcuno ci stava a dire qualcosa! Arriva Silente con Cornelius Caramel, il ministro della magia, la massima carica dello Stato! Sì, ok, mo state zitto, scus! Che ce fate qua? Tre aggressioni a Fide e Babbani. Te devo portare via per salvare la faccia. Meglio te che a me. Faccio schifo. Ma mica ad Axx, papà. Mica ad Axx, Franz. Mica ad Arbs, alla prigione dei maghi. Sì. Hello, darkness, my old friend. Me devo salvare il culo, Hagrid! Sta a fa' una cazzata! Toc toc! Arriva pure Lucius Malfoy! Fuori dalla mia proprietà! Massa, bella! Volevo solo incontrare il preside. Che voi, gli altri consiglieri ed io, consiglieri di cosa, boh, abbiamo deciso che devi andare in pensione. La scuola non è più sicura per gli sporchi mezzo sangue. Poverini! Ma senza Silente moriranno tutti! Appunto. Ma no! E vabbè, vado in spiaggia, ciao! Ma chi vorrà una mano a Hogwarts, l'avrà! Ma chi sta a guardare? C'è qualcuno? Niente, niente, guarda me! Oh, guarda me! Ciao, belli! E Rino, cocchino mio! Ma che cazzo c'è? Hagrid, mi devo salvare il culo. Ok, vengo. Ma se qualcuno vuole morire in modo orribile, scoprire le cose, deve seguire i ragni. Bah, Dumalati, lui è Silente. No, i ragni no, cazzo! I ragni, ma proprio i ragni! Harry, Ron e Thor seguono i ragni nella foresta oscura. Ma tagliatevi le vene direttamente se volete morire. No, sono coraggiosi. Seguono i ragni. No, li stai acciaccando i ragni, purelli. E sbam, trovano qualcosa. On bended knee is no way to be free. È la nostra! È la mia macchina!
Vabbè, sti cazzi. Seguono ancora i ragni e Ron si lamenta, come ha sempre fatto e sempre farà per tutti i libri appressa qua. Madonna, Ron, state zitto! Però sta botta c'ha ragione, perché arrivano alla tana di Aragog, il ragno quello del flashback, che mo si è fatta una famiglia. Una famiglia dei ragni assassini mangiamaghi, che carini! Ci aveva ragione Tommaso Indovinello. Aragog inizia a parlare e loro lo capiscono. Ma scusa, esiste il serpentese, ma non esiste il ragnese. No, questo parla inglese. Ma che i ragni sono super intelligenti e sanno la lingua umana? Boh, vabbè. Hagrid ha riaperto la camera dei cassi dell'Artri. Tutte cassate. Hagrid mi ha preso da uno spacciatore dei mostri. Io non c'entro niente con la camera. E allora chi è il mostro? Noi non ne parliamo. Ma chi è il tu sai chi vostro? Esatto. Regà, non andiamo avanti se non mi dite qualcosa, eh? Ti dico che il mostro fece la sua vittima 50 anni fa in un bagno delle ragazze. Non ci voglio credere. Harry? State zitto, Ron. Harry? Che c'è? Grazie. Noi allora andiamo. Io non credo. Ma siamo amici di Hagrid. E sti cazzi. Hagrid, ma dove li ha mandati? Pazzo assassino. Cioè, è un matto Hagrid. Il dinamico duo sta per morire. Ma non avremmo altri 6-7 film e libri appresso a questo. Quindi non crevano. Arriva la Ford Anglia a salvargli le chiappine. E io qui mi chiedo, perché? Ma la Ford Anglia ha un'anima. Cioè, il padre di Ron ha creato la vita. Li salva di sua iniziativa. Non lo so. Un ragno vuole beh a Ron e se lo abbraccia tutto. Aragna, ecco mai. What? Questo non c'è nei libri. Insegui. Simone! Ridendo e scherzando gliel'emo fatta. Ridendo e scherzando. Sterminando. Seguite i ragni. Magari ci rimane ad Axtafan. Hai perfettamente ragione. Ma che abbiamo scoperto in tutto questo? Che Hagrid era innocente. A parte il tentato omicidio da adesso, era innocente. Harry e Ron vanno a trovare Hermione. Non la tocca Harry, che te vi è il morbo grigio pure a te. Ci manchi? Vorrei fossi qui. TVP. Oh, guarda un biglietto. Vabbè. Visibilissimo. Ma voi mi state pigliando per il culo? Madama Gibbs. Lasciamo perdere. Ron, dopo mesi ho capito tutto a caso. Il mostro della camera dei cazzi dell'altri è... il basilisco! Azz, il basilico. Basilisco! È un serpente, per questo lo capisco quando parla. Ma in teoria è un mezzo gallo strano. È un serpente! Io lo capisco perché sono un xilofono. Un citofono. Non ho capito. Un rettilofono! Sì, ma non è morto nessuno, sono tutti medusati! Perché l'hanno tutti visto per così? Non te seguo proprio. Colin l'ha visto attraverso l'obiettivo. Ma che andava in giro con la macchina puntata a caso? Girava agli angoli con la macchina? Sì, Justin Fletcher lo ha visto attraverso Nick, che stava proprio a caso perpendicolare tra il mostro e Justin. Sì, Nick è stato investito del tutto dallo sguardo del basilisco ed è morto a caso. Ed Hermione attraverso lo specchio, film anni 30. E il gatto? L'acqua. Ha visto il riflesso. Ma stava appesa a un lampione! Acqua riflesso! E i ragni non hanno le palpebre, per questo si cagano sotto. Vabbè, ma mo che famo? A tutti gli studenti! Datevi subito! E che è successo? Il mostro si è rubato una ragazzina! Me sa che dobbiamo chiudere Hogwarts. E fino a voi ha aspettato. Noi i 9.800 milioni casi di pietrificazione prima. Ma che tra tutti voi super maghi, solo la cazzo di Mudblood Hermione non è cattiveria. Ci è arrivata al basilisco. Solo lei. Uela, che me so perso? Oh, finalmente è arrivato Gilderoy. Salvaci, o prode. Sconfiggi il mostro. Hai detto che sai tutto, no? Sai dove sta la camera. Sai che è il mostro. Tutto. Eh sì, lo so, modestamente. Allora vado a meditare. Poi risolvo tutto. Ciao. Poi arrivo, Ciao. Ok, se lo siamo torto dal cazzo. Ma chi hanno rapito? Ginny Weasley. Harry e Ron corrono da Gilderoy Allock, sicuri che tenterà di entrare nella camera dei cazzi. Ma che sto a fare? Purtroppo mi hanno chiamato per un evento. Firma copie. Devo andare. E mia sorella. E vabbè, ma sei pieno dei fratelli, no? Piuttosto di a tua madre te fa meno figli.
Ma lei ha fatto tutte quelle cose nei libri! Bello di casa! Ma la gente non mi avrebbe mai dato retta se non avesse pensato che fossi io a fare quelle cose lì! Ma... lei... è... un... freebooter! Gilderoy Hallock, l'emblema dei freebooter! Di tutto quello che odio, si prende i meriti degli altri! Cerca pure di difendersi! Lo fanno tutti! Eccolo! Grazie Rowling per questo esempio di freebooting! Perché deve odiare i freebooter? Grazie! Ma c'è qualcosa che sa fare lei? Certo! Tradurre i meme e mette il logo mio! Cioè, gli incantesimi di memoria! Non volevo che quelli che se meritano i like al posto mio andassero in giro a sputanarmi! Il sogno proibito di ogni freebooter! E quindi vi oblivino, cià! Serio? Io l'altro anno ho sfidato Voldemort. Io guido le macchine che mandano a fanculo la gravità. Prince, non in faccia! Vanno nel bagno delle ragazze. Ciao Harry. Quarantenne, ricordiamolo. Mirtilla, come sei morta? Harry, e che cazzo, questa piagne pure se gli dici ciao. Che bello! Vabbè, non parlo più. È successo proprio qui. Ero chiusa nel bagno. Indovina fa che? A piagne. Ed è entrato un ragazzo che diceva cose tipo... canna tutti. Non so a chi. Sono uscita per dirgli maniaco e puff, sono morta. Tutto qui? Sì. Ah, ho visto due occhi gialli proprio qui. E dillo subito! È qua Ron. È l'entrata dei cazzi dell'Artri. C'è un serpente. Sono intelligente. L'ho capito da solo, eh. C'è un serpente, guarda. Di qualcosa in serpentese. Ma è un lavandino. Fissa il serpente. Ma non, come faccio a parlare col lavandino? Però con la luce quasi fluttua. Si muove, apriti sesamo! Io volevo solo uno stipendio fisso! Il lavandino è un transformer e rivela l'entrata della camera. Vedi occhi gialli, Gilderoy? Sei ancora vivo? Bastardi, non mi mandate avanti! Vai, freebooter de merda! Magari mori, crucio su tutti i freebooter! È morto! Sono vivo! Vabbè. Harry, se muori c'è spazio anche per te qui. Harry e Ron si buttano. Rifamolo! Si inoltrano nella camera e trovano una pelle di serpente, lunga 20 metri. Ma cosa cazzo state a fare, gà? Questo non era Grifondoro sicuramente. E invece sì! È tutto un bluff! Ridicolo! Per fregare la bacchetta di Ron. È stato bello, ragazzi! E non ti preoccupare, Harry. Prenderò tutte le tue battute originali e ci metterò il mio logo! Tanto la gente che cazzo ne sa! Mi diranno... Senza sapere che li pio per culo! Bastardo! Spiacci col mio logos! Ma la bacchetta di Ron è rotta e l'incantesimo gli rimbarza. Gilderoy sbatte contro la parede e frana. E la madò! Harry e gli altri sono stati convenientemente divisi. Perché il boss finale lo deve sconfiggere Harry da solo. Ma per forza, sempre. Gilderoy si sveglia. Ciao, chi sei? Ron. E io? Un freebooter de merda. How could this happen to me? Ha perso la memoria! Oh, poverino. Datte scitto per terra. Aspetta lì che io sono il protagonista, vado a salvare la donzella, tua sorella. Ok, altre porte serpentesche. Ariaprite, Arissesamo. Ed Harry arriva in una gigantesca sala, piena di statue di serpenti, con al centro la statua di Aeri Salazar. Ma sta stanza gigante nessuno l'ha mai trovata in migliaia di anni, manco a bucare il piano di sopra per sbaglio. Sbam cavernone. No, ok. E Ginny sta là. Ginny! È inutile, non si sveglia. Tommaso Indovinello, che ci fai qua? Sei un fantasma? Un ricordo, conservato in questo diario. Vabbè, non mi stupisco più del cazzo. Dobbiamo salvare la madre dei miei figli. Ginny! No, 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 no. Ma come? No, 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 no. No, 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 no. Ridammi la bacchetta! Ma non ti serve, tranquillo. Ma c'è il basilico! Se non lo chiamo non arriva, tranquillo. Vedi Harry, non se ne potevo andare. Perché? Mi sto a fotte la linfa vitale di Ginny, lo capisci? È stata Ginny ad aprire la camera dei cassi dell'altri. Ginny ad essere il basilisco contro i Mad Blood. Schifo, i Mad Blood. Ginny a scrivere i messaggi minacciosissimi. Hai capito adesso chi c'è dietro a tutto questo? Gli Weasley sono gli eredi Serpeverde. No! Era sotto la mia influenza. Sotto l'influenza di questo diario che ho fatto io. Perché io, quando faccio le cose...
ci metto l'anima! Oh, se non ridi per questa porca troia, io me ne vado! Tutto per incontrare te e scoprire il tuo nome, L! No, perché? Com'è possibile che una gnappetta senza talento come te sia sopravvissuta al più grande mago di tutti i tempi? Ma che te frega? Che c'entri te con Voldemort? È vissuto dopo di te! Ah sì? Su che basi lo dici? Tu sai l'età di Voldemort? Sai qualcosa? E allora che dici? 50 anni fa va benissimo! Voldemort è il mio passato, il mio presente e il mio congiuntivo! Io sono Voldemort, io! Cioè la Rowling ha chiamato un tizio Orvoloson, o Marvolo in lingua originale, solo per fare sto giochetto, per forza, fidati, I am Lord Voldemort. Te credo che uno cresce con una brutta fama odiata da tutti? Orvoloson, Marvolo, Marboro, Light, lo chiami? Tommaso Indovinello non fa paura come nome. Beh no, invece Voldemort. Azz, lo vedi? Il più grande mago di tutti i tempi! No, Silente è più bravo. Te dico sì. Sì, ma vai a cagare, sì! Arriva Fanny col premio fedeltà, perché Harry è molto fedele a Silente, che caro. L'arma finale, ho vinto, dai! Il cappello parlante. Beh, allora mi cago. Sì, sì, mazza che paura. Spaccalo! Ah, l'hai vista in faccia, sei morto! Parla serpentese, non vuol dire che sia immune allo sguardo del basilisco, vabbè. Lassame perde! Eh no! Lui obbedirà solo a me, perché lo sa che sei un freebooter del serpentese! Harry corre, il basilisco lo segue, Harry inciampa, in una maniera che manco commento, perché dove cazzo inciampa? Vabbè, vabbè. Ed è Fanny a risolvere la situazione, perché acceca il basilisco! Tre quarti del potere del basilisco, ciao! Ma dai! Così è puttana, è andato! Ma ti può ancora sentire! Sì, ho capito, ma poverino! Harry corre e esorci pure. Il basilisco, povero animaletto, fa quel che può. Ora, i serpenti captano l'ambiente circostante grazie alla lingua biforcuta, compresi gli odori, quindi ti ha scioccato, sei morto! Sasso rumore. Il serpente va di là. Non funzionano così i serpenti! Harry scappa e torna da Ginny, come se niente fosse. Comincia a parlare con Ginny. Oh, c'è un basilico che ti vuole morto. Ah già, che cazzo parli con Ginny in coma? Dentro al cappello quello bello però, Harry trova una spada. Hangard! Comincia a duellare col basilisco, ma che cazzo fai? E infatti pia le pizze. Scene molto epiche, ma che non hanno senso dopo. Harry trapassa il cranio del serpentone. Harry! Rambo ti guarda con invidia proprio. Ma poverino, buon animaletto in via d'estinzione! What's wrong? Snake! Snake! Harry però ha ricevuto un'incisivata sul braccio. E il veleno del basilisco è peggio da ricina. Morale da favola, Harry è spacciato. Ma di che altri 5 libri? Rivedrai presto la tua madre mezzo sangue, Harry. Aridaglie, era Mad Blood! Il danno che può fare uno stupido libricino nelle mani di una sciocca ragazzina. Che vuoi fa? Voglio dare una zaccagnata al Death Note con sto dente. Perché? Così, senza motivo. Non lo fare. Hai paura? No, però non lo fa. Mi pare brutto rovinare un diario, no? Vabbè, non lo faccio. Bra. E invece lo faccio! No! Meno uno, ne mancano sei. Ginny si sveglia. Harry, è colpa mia, scus! Però Tommaso mi ha costretta. Tranquilla, vattene che io devo crepare. Oh, Harry, che eroe che sei! Buoni tutti, sì! Arriva Fanny un'altra volta! La risolutrice della trama, il Dende, che ha 46.016.014 poteri. Uno è la CGI barbina, un altro è... piagne! Bel potere de me... piagne lacrime che curano! Ah, che culo! Risorto! Ammazza! La tensione è andata a puttane in 5 secondi! Tutti, compreso Gilderoy, tornano su, sempre grazie a Fanny.
Fa tutto Fanny. Sto libro si doveva chiamare Fanny e il ragazzino che gli dà una mano, ma più che altro fa danni. Così, via nello studio del preside, dove Silente è stato reintegrato. Non mi chiede come, non mi chiede perché. Avete infranto tutte le regole possibili. Avete pure ucciso. Mica mi sono scordato del Raptor l'altro anno, Harry. Lo so. Andate dove pare. De giorno, de notte, come vi pare. Lo so. Scusa, questa scuola è un albergo per voi. Mantelli dell'invisibilità, pozioni polisucco, biblioteche proibite. Madonna, è finita. Sì. E quindi? Encomio speciale per voi e una fraccata dei punti. Silente non è di parte, manco per niente. Tiè, va a scarcere Hagrid. Harry, grazie. Si vede che mi ha dimostrato lealtà. Se no col cazzo che Fanny veniva. Puoi andare. Signore, dimmi. Stavo pensando. Tommaso Indovinello aveva come unica vera casa Hogwarts. Eppure io. Parlava coi serpenti. Eppure io. Ha il disprezzo delle regole nell'anima. Eppure io. E quindi? Mi sento un pochino affine a Voldemort e non mi piace sta cosa! Non è che lei, come le ho chiesto l'altro anno, ha qualcosa da dirmi che non mi ha detto, oh, profezia intensi, Fritz? Vedi, Harry, secondo me, quella notte, digli la verità, Silente, ti ha trasferito alcuni dei suoi poteri. Silente, gli hai detto questo? Ma digli la verità! Però tu sei diverso da lui, o non staresti a Grifondoro? Ma perché gliel'ho chiesto io da andare a Grifondoro? Sono un raccomandato de merda, me la manda a Serpeverde! E te pare poco? È proprio questo quello che ci rappresenta. Non quello che diciamo, da dove veniamo, chi frebbotiamo, ladri. Se vuoi la prova, guarda qua. Attento che il veleno del basilisco è fatalissimo. Cazzo fai, Harry, come la prendi quella spada? Wow, è la spada brandizzata Godric Grifondoro. Pezzo unico, sordi veri, eh. Lucio si rompe da Silente, con al seguito Dobby. Lo sapevo che eri un doppio giochista. Zitto, mi sta a far beve. Allora sei un doppio giochista. Azz, Dobby, scus. Che ci fai qua? T'avevo cacciato. Problemi. No, no, niente, niente. Che è successo? Chi è il colpevole? Te. Chi? Voldemort. Ah, capisco. Meno male che c'era Harry Potter a salvare la situation. E noi su questo contiamo. Guarda che taglio di luce cattivo anni 20. Non ti preoccupa che io sto qua fisso. Finché ci saranno cattivi o freebooter, io starò qua. Me dovete ammazzare. Più volte. Io da qua non schio... Chiodo. Io da qua non me ne vado. Vabbè, c'ha, andiamo Dobby. E dai un po'. Harry c'ha la crepa dentro. E che è la crepa? Lo vedrai. E vuole riconsegnare il diario. Prova importantissima dei delitti avvenuti quest'anno alla scuola. Ma che sei matto, Harry? Però, vabbè. Signor Malfoy? Tenga, questo è suo. Non so di cosa parli. Lo sa benissimo. Alla libreria, quando ha preso i libri di Ginny, ci ha infilato questo. Può essere sì. Signore? Può essere no. Signore? Perché non lo provi? Signore? Che vuoi, Dobby? Lei mi ha regalato un calzino. Anche se era dentro il diario e sta cosa è forzatissima. Quindi ora sono libero. No, io ti ho passato il diario, Dobby. Sono libero. No, il calzino è di Harry Potter, vedi, Dobby? Libero. Che vuol dire? Allora ogni volta che devi fa il bucato e gli tiri le mutande sporche lo liberi ogni volta. Libertà. Mi hai fatto perdere lo stagista schiavo, Potte. Avada che da... Malfoy! Questo è omicidio! Omicidio di Harry Potter davanti all'ufficio del preside! Oh, ma che sei matto! Dobby salva Harry Potter! Ma più Lucius, darà accusa ad omicidio d'eroe. Farai la stessa fine dei tuoi genitori! Ma vattati in giro i capelli del colore decente che c'è una certa età fossile! Harry Potter ha liberato Dobby, signore! Ah, ma allora lo sai pure te che sta cosa è in cavillo legale allucinante? Stai a fa' come te pare? Quel calzino è solo una scusa! E mo che faccio? Fai un po' come cazzo te pare, Dobby. Ma non proprio a salvarmi la vita, che ordini restrittivi, Dobby, eh? Ordini restrittivi! So serio, Dobby. Faccio carcera. Sir Nicholas è guarito. Come? Eppure Hermione. È il banchetto finale e sono tutti felici. Discorso di fine anno. Un bel applauso alla dottoressa Sprite e a Madama Gibbs, che insieme fanno una merenda. Che cazzo te lo so? Siccome avete rischiato di morire, niente esami. Basta che non ci fate causa. Va bene? Torna pure Hagrid. Grazie raga, mi avete tirato fuori dal gabbio e io non me lo scordo. TVP Hagrid. Fate l'applauso al cocco mio. Oh! No, a Hagrid, raga. Fate l'applauso a chi dice il cocco mio. Oh!
Io ho scatenato tutto, non ho detto un cazzo a nessuno, ma applaudo. Yeah! Yeah! Che cazzo fai, oh! Yeah! Yeah! Fine, che storia avvincente. I buoni sentimenti. A presto con il terzo capitolo. Ma prima... Le scene finali dopo titoli di coda. Marvel, chi sei? Stai a vedere. Who am I? Questo è un giochetto mentale da Magicamente Me, che era il titolo a Chi sono io? Cioè, capito? È un meme!